vi ho seguito anche grazie ai social. Quello che ho detto anche l'anno scorso, quello che mi ha colpito è stata la luce nei loro occhi la prima volta che l'ho visto. Io non sono ad Arezzo, per cui l'ho conosciuti grazie al mio impegno, al mio incarico qui ad Arezzo, e mi hanno colpito veramente tanto perché c'è la passione, c'è l'amore, l'hanno dimostrato e hanno emozionato anche noi, ci hanno fatto vivere, seppur lontani, una grande emozione. L'abbiamo seguiti sia io che anche il sindaco e gli altri assessori, vi abbiamo veramente seguito perché ci avete proprio preso e ci avete emozionato. Grande festa a Policiano per Stefano Gossi e Alberto Marcon, che su Nissan Patrol hanno chiuso nell'Africa Eco Race al terzo posto di categoria T1.1 dopo un'avventura durata 12 tappe e 6.000 km negli affascinanti paesaggi tra Marocco, Mauritania e Senegal. Una grande festa alla presenza dell'assessore Nisini, del sindaco Ghinelli, di tante autorità e di tanti amici. La soddisfazione anche di essere stati i primi italiani. Io non posso fare altro che ringraziare Stefano e Alberto e tutto il team perché hanno fatto un risultato eccezionale. Tra l'altro mi ha raccontato che nella fase iniziale ci sono stati dei grossi problemi meccanici che avete risolto con fantasia, inventandovi pezzi in maniera incredibile. Questo è il bello di questa corsa, che è difficile, dura, ma vince soltanto chi ha forza, coraggio e fantasia. Comunque grazie, e anche perché avete portato, siete i primi italiani, giusto? Nella vostra categoria, e quindi avete portato il tricolore davanti a tutto. Quindi di questo vi ringraziamo con grande gioia. Ci sono le prove. L'augurio è di tornare a correre nuovamente il prossimo anno, di fare ancora meglio, e vi regalo io una bandiera col cavallino rampante. Vediamo se portiamo Arezzo in testa a tutto. Accetto la proposta e mi impegnerò per portare il sigillo di Arezzo più alto possibile a Dakar. Eccoci qua, siamo con gli amici di Arezzo TV con cui collaboriamo ormai da tempo. È veramente un piacere e tra pochi giorni sarò da voi a raccontare cosa abbiamo combinato in questa Africa Eco Race 2019 Monaco Dakar, e vi racconteremo tutto quello che è successo. Mi raccomando, seguiteci, e ce ne sono tante da raccontare, ma una cosa racconta tutto, che siamo arrivati in fondo, siamo soddisfatti e poi vi racconterò.